Eccoci di nuovo insieme in collegamento con il refettorio antico del convento di San Giovanni Rotondo, i nostri appuntamenti con padre Marciano Morra, con episodi, aneddoti e testimonianze legate alla vita del santo di Pietrelcina. Pace e bene a padre Marciano Morra. Pace e bene a te e a tutti. Padre Marciano, allora, oggi vogliamo parlare di una devozione particolare, del quale anche nei nostri colloqui di qualche anno fa non abbiamo sempre focalizzato molto l'attenzione. Padre Pio è l'angelo custode, in particolare Padre Pio è la devozione all'Arcangelo, a San Michele Arcangelo, un luogo bellissimo, la grotta dell'Arcangelo che veneriamo a pochi metri da San Giovanni Rotondo. È bello questo, è un bellissimo tema, anche perché abbraccia non Padre Pio grande adulto, ma già Padre Pio bambino, perché la devozione di Padre Pio verso San Michele Arcangelo parte quando stava ancora in casa sua, nella sua vita spirituale di Padre Pio come frate e come sacerdote. Ha avuto sempre, come dire, un chiodo fisso, pregare San Michele Arcangelo che deve difendere i cristiani, la Chiesa. San Michele Arcangelo è lo scudo della Chiesa. E questo ce lo dice anche Giovanni Paolo II quando è stato a Monte Sant'Angelo che ha fatto la visita a San Michele, molto bello. Quindi la spiritualità di Padre Pio è legata tutto per tutto con San Michele Arcangelo e San Francesco, anche San Francesco, ma sono i grandi santi che hanno inciso sulla psiche del piccolo. Io batto molto sulla faccenda del piccolo perché è quello che recepisce e che assiste e ride di gioia a vedere tutti quei cavalli, tutti quelli con le bandiere, bello, che oggi non si usano più, peccato, peccato, perché è venuta meno una tradizione spontanea di gioia, di serenità. E possiamo anche considerare sacerdote in convento, cioè sacerdote completo che confessa, celebra la messa, e che riceve anche i pellegrini, non solo i pellegrini di Pietrelcina e della zona di Pietrelcina, ma da tutte le parti che arrivavano i pellegrinaggi, poi li convogliava a Monte Sant'Angelo. Perché? Padre Pio ha passato i guai col demonio, ma veramente ha sofferto tanto. Ha avuto tante di quelle mazzate, tramordite per terra, gettate dal letto a terra. Spaventosa la storia. E lui piangeva e gridava all'angelo custode: vieni ad aiutarmi, vieni ad aiutarmi. C'è una scena che è terribile e l'angelo non va. E poi dopo tanta insistenza di Padre Pio che sta stesso per terra, arriva l'angelo e gira in aria e canta con tanta serenità. E Padre Pio, io ti dico di aiutarmi, e tu canti, e tu canti. E Padre Pio dice, allora ho voluto punirlo. E abbassa la testa e non rivolge più la parola all'angelo per chiedere aiuto. E si mette così. L'angelo capisce che c'è una reazione, va vicino, gli prende i capelli e gli alza la testa. E l'angelo vede che Padre Pio, o meglio, Padre Pio vede che l'angelo piangeva e dice: non te la devi prendere con me, perché io volevo venirti ad aiutare, te la devi prendere col tuo amico, col tuo Gesù. È stato lui che ha detto non andare ad aiutare, perché Padre Pio ha promesso a me di vivere la sua vita insieme a me per salvare le anime.
E questo è il momento che mi deve aiutare a salvare gli anni. Ha scelto e deve essere comunque coerente con la sua scelta. Grazie Padre Marciano, è sempre un piacere ascoltare le tue parole, grazie per essere stato con noi, appuntamento a domani, io restituisco la linea allo studio e vi saluto, o meglio vi salutiamo con il saluto di pace e bene.